Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per andare a recensire, per andare a provare quello che è la cortesia dell'imperatore, appunto un fucile a pompa energetico che si può droppare appunto completando gli step del raid Corona del Tormento. Il roll che vi propongo oggi è appunto strozzatore pieno carico d'assalto, che naturalmente non è un god roll a livello né di balistiche né di appunto masterwork, perché purtroppo l'ho trovato con un prodigio sulla velocità di ricarica che è totalmente inutile. Bensì ho trovato questo buon roll per quello che riguarda i perk, ovvero mira istantanea, che insieme a estrazione celere deve esserci sul patch di essere, perché se il tiro d'apertura appunto che migliora la precisione agitata quando si spara il primo colpo della raffica, quindi permette a questo pompa di fare delle mappate atroci quando si spara il primo colpo. Andiamo a giocare insieme al revolver di servizio, così per provare qualcosa, oppure no, dirò anche osso vibrante, giusto per provare armi a caso, sono sul caccio e non ce ne ho molte. E la sua migliore perché devo ancora finire la vetta. Il gioco ci vuole un pochino male perché ci ha dato una mappa bella aperta. Innanzitutto saluto Milo e Fra che mi stanno accompagnando in questa partita. Tanto tradiamo così a caso. Iniziamo a parlare un attimo del pompa, adesso vediamo quanto lo riusciamo a usare in questa mappa. È un pompa che ricorda a livello di figura parecchio i pompa di D1. Proprio guardate la forma dell'arma, proprio la skin. E che però a livello di... vediamo una settante qua. A livello di, diciamo, potenza dell'arma non è uno dei migliori pompa che esistano. Infatti rimane molto sotto, secondo me, alla... potrei anche usare il pompa. Dicevo, rimane molto sotto a quella che è la depressione. Il pompa qui in questione rimane secondo me un pochino inaffidabile. Quando uno va a sparare, ci sono volte che appunto funziona, ci sono volte che fa il suo lavoro da pompa, e altre come queste in cui da distanze, in cui normalmente un pompa deve shottare, qualsiasi tipo di pompa si tratti, lui non, appunto non fa il suo lavoro. È per questo che lo reputo, come vi ho detto, un pompa inaffidabile. Intanto qui sono circondato, non so perché mi sono andato a mettere in questa zona situazione. Andiamo a pushare un attimino qua. Zona A conquistata. La zona di vantaggio è vostra. Questo per esempio sarebbe dovuto morire con un depressione, sarebbe morto tranquillamente. Ora sarebbe anche da provare con un perk quale scivolata amplificata, no? Che potrebbe appunto, non essendo stato quello il primo colpo della raffica, facilitare notevolmente il compito del pompa. Ecco, avviciniamoci a questo. Come vedete rimane inaffidabile. Quel perk, il pompa è un sacco divertente. Questo mi ha sorpreso. È un sacco divertente da usare. È un'arma che in quick ci sta tutta. È secondaria, quindi si può accompagnare tranquillamente al falconiere. Si può accompagnare tranquillamente a qualsiasi altra arma uno voglia provare, così per divertimento. Questo abbiamo preso, ce ne sta un altro. Dov'è là? Salvato. Allora qua ci sta gente sulla zona. Credo sia anche il caso di... che sfiga. Ha preso God. No, uno dietro, ma niente. Super sprecatina. Non è morto. Ok, è morto. Vediamo questa, cerchiamo in qualche modo di... Sto abbiamo preso. E questo pure. Ce ne sta un altro. Oddio, sono vivo, non so grazie a quale divinità. Proviamo a pusharlo di qua. E l'abbiamo preso. Come vedete, il primo colpo, grazie a tiro d'apertura, è veramente formidabile. Perché, oddio, qua ci sono 4 sfere. Ci dà quel range in più che fa veramente comodo, in quanto quest'arma, se no, risulta totalmente, appunto, priva di gettata. Ora potevo provare a dropparla, poi non è che dipende da me, ma droppandola con altri perk, c'ho dietro un'evoca mi sa, droppandola con altri perk che favoriscano la gittata, quindi oltre al masterwork anche un proiettile rifiniti, sicuramente poteva dare meglio, poteva dare qualcosa che ora almeno a me non può dare.
questo del Business Headshot. Anche lo stesso Plagiamente, essendo secondario, risulta molto 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 più forte di questo, di questa, di questo pompa del raid. Proviamo a fare il giro da sopra, va? Il Plagiamente, io si è allontanato purtroppo Willy. Da distanze comunque considerevoli con il primo colpo fa, non sempre fa, però fa. Poi secondo me con una scivolata amplificata risulterebbe ancora più efficace. Poi naturalmente il cacciatore, come vedete, è facilitato nell'uso di pompa. Sappiamo tutti che c'ha il movement probabilmente il migliore del gioco. Infatti ho preso il cacciatore dal titano solamente per farci questo video. Proviamo a pushare il tipo qua. Ecco, questo per esempio non si è riuscito a farcelo. Secondo me con un depressione o con un Plagiamente, quella è una distanza, è una portata dal quale pompa come quelli killano senza mezzi termini, killano istantaneamente. Qui come è finita la situazione? Ho smirato io, quindi vengono a prendere. Facciamo un po' il pieno delle special e andiamo verso B, va? Facciamo il tipo qua. Grazie per averci aiutato, amico. Ora andiamo su qua. Beh, questo ho preso tranquillamente, rettato, quindi non è che è tutto merito del nostro pompa. Ecco, là c'è troppa gente. La zona di vantaggio è vostra. Vediamo se riusciamo a prendere qualche tag. Doppietta, le cacciatrici come te. Siamo presi tre. Lasciamo a loro. Il risultato, intendo doppia runa per lei, adesso che fa sempre bene. Vediamo quante kill abbiamo fatto. Ok, 29, 5, 8 di rateo, ci sta. Ci vediamo nell'altra partita e vediamo dentro un altro paio di clip. E poi da distanze così ci sta, per carità, eh. È un pompa di tutto rispetto, però non... secondo me, vedete, poi quando lascia così, fa un hit marker così, mi dà un fastidio, che però non attenti lì a lanciare, non riesce a trovare uno spazio. Ah, ma è venuto di qua quello lanciare infame, non riesce a trovare uno spazio suo. Poi magari rollato da Dio, col fatto anche che è effettivamente poco disponibile, capito? Nel senso, rispetto anche al decreto imperiale, adesso non mi ricordo come si chiama, a quello del menager, no? Riprendendo il discorso, essendo un pompa esclusivo dell'attività dell'incursione, quanti sono, aiuto, appunto, si fa fatica, cioè devi avere fortuna parecchia a trovarti, io questo non è morto subito, a trovarti un Godroll, no? Per cui con tutte quelle caratteristiche, la canna, il caricatore, che il masterwork, che ti permettano di avere un pompa con, oddio, possibilità di appunto un qualsiasi altro pompa pienamente in meta, quale, che ne so, l'ambizione, come abbiamo già detto parecchie volte. Per cui rimane sotto, oltre per via del, diciamo, dell'archetipo stesso, anche per questa situazione che vive, bella smirata, questa situazione che ha. Ok, da queste distanze prende senza nessunissimo problema, rimane solamente un pochino scomodo. Guarda qua, questo non c'ha la voglia di morire proprio. Questo. Oh no, è tipo con la spada, io faccio la super. Visto. Grazie, simpaticissimo. L'ho burettato. Vedete?
Cioè, un pompa quale il depressione e il plagiamento da questa gittata l'avrebbe preso, l'avrebbe killato senza nessun tipo di problema. Su una mappa decente, finalmente, saluto Scrotino che è qua in lobby che mi ha scritto. In squadra con noi, no, è contro, lo saluto che mi ha scritto, mi ha salutato, mi ha fatto gli auguri di buona fortuna. Quindi lo saluto. Bella sta schivata, grazie gioco. No! Ok, vi siete stati fortunati perché abbiamo sbattuto sul soffitto. Questi, vedete, sono i lati negativi dei calp. Ce ne hanno pochi di lati negativi, ma... Finitelo, grazie compagno. Ce l'ho dietro. Ce l'ho fuori, questo è un problema. Nade là. Prendo questi e si vola. Conquistata. Ottima Mamma giocata. Avete il dominio totale. Ora mantenetelo. Zona A persa. Mi stai spezzando. Volevo attivare il caricatore assassino, ma qua. Vedi, giocate come questa. Certe volte è sciotta, certe volte non sciotta. Allora ti... Porca miseria, proprio adesso doveva finire a te. Allora ti viene il dubbio e dici, ma che fa quest'arma? Va o non va? Può giocare. Oppure no. Questo non è morto. Nessuna vittoria è certa. Tieni duro. Questo gli abbiamo tirato un discreto danno col primo colpo. Comunque vedete la cadenza è decisamente buona, no? Per cui ti permette di correggere. 3 minuti rimasti. Nel momento in cui sbagli, droppato esotico, pungiglione di Capri! No, bellissimo, lo volevo un sacco. Vabbè, arriva il video pure sul pungiglione. Ragazzi, vediamo com'è finita sta partita. Non è stata fantastica. Ah, vabbè, 39 kill, 3.9 di rateo, ci sta. Detto questo, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi. Passate ai social, che come ogni volta sono in descrizione. Noi ci vediamo in un bellissimo video. A domani, bella. Io sono Gaul. Per la tua luce.